150 g di pane raffermo, 500 g di carne trita, metà manzo, metà maiale, 3 uova, 150 g di parmigiano grattugiato, un limone, preferibilmente caprese, sia buccia che il succo, del prezzemolo, pane grattugiato quanto basta, sale quanto basta, pepe quanto basta, semplice acqua per mettere il pane in ammollo. Buongiorno e bentornati nella mia cucina. Oggi prepareremo una ricetta sfiziosissima delle polpettine al limone, che sono un tipico aperitivo caprese. Iniziamo? Iniziamo subito. Prendiamo del pane raffermo e lo mettiamo in ammollo con della semplice acqua. C'è chi usa latte, ma io solo acqua, come si faceva un tempo. Ecco qua. Mentre il pane va in ammollo, bella, fa il suo corso, noi procediamo con il resto. Mezzo chilo di carne trita, metà manzo e metà maiale. Ci uniamo 3 uova, 150 g di parmigiano reggiano, grattugiato naturalmente, ma non credevate mica a pezzi, del prezzemolo, già tritato per una questione di tempo. Poi abbiamo bisogno di un limone, ecco, spostiamoci un pochino, un limone, preferibilmente caprese. Di questo limone noi useremo sia la buccia che tutto il succo, proprio per conferire alle polpette quel sapore di limone, quel profumo che si sente per le vie di Capri, insomma un limone intero. Grattugiamo tutta la buccia, tutta. Ah, non prendete la parte bianca, mi raccomando, perché comunque è amara. Peccato che non potete sentire il profumo di questi limoni, ma veramente vi assicuro che è buonissimo. Abbiamo grattugiato tutta la buccia e adesso procediamo a prendere il succo. Tagliamo il nostro limone e vabbè, facciamo qua e prendiamo tutto il succo. Non lasciamone nemmeno una goccia, perché è proprio il succo che conferirà alle polpette quel sapore indimenticabile. Ecco, ci vogliono i muscoli per fare queste cose. Ecco perché sembra uno scaricatore di porto. Tutta muscoli, non è ciccia, muscoli. Ecco fatto. Un altro pochino. Ecco qua. Mettiamo il succo. Quanto? Guardate quanto succo c'è in un limone. Meraviglioso. Adesso metterò il pane. Il pane grattato servirà praticamente a questo. In caso non abbiamo strizzato il pane bene o magari un limone era più succoso, ci servirà per dare la giusta consistenza all'impasto. Adesso vi faccio vedere come. Allora, continuo a strizzare. Ancora un pochino e l'abbiamo. Ecco fatto. Mi asciugo un attimo le mani. Ecco fatto. Allora, adesso inizio ad impastare. Inizio ad impastare e vediamo la consistenza. Ma già mi rendo conto al tatto che è molto lento, quindi abbiamo bisogno di aiutarci. Il nostro aiutino è il pane grattato. Allora, iniziamo con questo. Voi rendetevi conto sempre ad occhio, non ho una misura, nemmeno io per questo. Adesso vi farò vedere la consistenza giusta qual è. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere, si vede? Bella consistenza. Adesso mi sciacquo un attimo le mani perché ho dimenticato di mettere sale e pepe. Così. Subito facciamo. Asciughiamo le mani. Allora, mettiamo del pepe quanto ve ne piace, a piacere. Aggiungiamo ancora sale, è lo stesso. Se vi piacciono più saporite, un po' di più. Se vi piacciono di meno, un po' di meno. Mi piacciono saporite. Continuo a rimestare per un'ultima volta e poi procedo a preparare le polpettine. Ecco fatto. Allora, ci siamo. Le polpettine non devono essere molto grandi, perché dopo andranno in un cuoppo. Vi farò vedere il tipico cuoppo napoletano di cartone. Guardate,
Sono, questa è la dimensione che devono avere. Più o meno tutte della stessa grandezza. Questa è più grande. Non va bene. Ecco. Insomma. E così procediamo fino alla fine del nostro impasto. Guardate che con questo prodotto riuscirete, penso, per 10 persone? Sì. Poi dipende sempre dalla fame. Allora, per una questione di tempo io mi sono preparata solo queste qua di polpette, che saranno sufficienti per la preparazione di 2 cuoppi. Poi, guardate quanto impasto c'è ancora, hai voglia a fa purpette? Allora, io adesso controllo l'olio, perché avevo messo a riscaldare dell'olio di arachidi. Adesso controlliamo con l'aiuto di uno stecchino se l'olio è a giusta temperatura. Se ce lo sfrigolio è giusto. Sì, quindi l'olio è pronto e io inizio a friggere. Ecco, le nostre polpettine sono pronte, ci aiutiamo con della carta assorbente. Spegniamo il fuoco, ecco, guardate che meraviglia, le asciughiamo con un po' di carta assorbente. Questo è il colore che devono avere, guardate la giusta doratura e ci prepariamo il nostro cuoppo. Questo è il famoso cuoppo napoletano di cui vi parlavo prima, eccolo. E mettete un po' a piacere in questo modo. Ne prepariamo un altro se gli operatori vogliono gradire. Non posso mangiare mica tutto da sola, vediamo. E voilà, vi assicuro che sono ottime. Provate. Io mi pulisco un attimo le mani e adesso questo è il piatto finito. Guardate, per i vostri ospiti, con uno stecchino e se le pappano. Adesso le assaggio io? Ok. Ottime, vi assicuro che sono ottime. Provatele e fatemi sapere se vi sono piaciute. Spero tanto di sì. Ok, vi aspetto alla prossima ricetta. Un bacio a tutti, alla prossima. Ciao, grazie a tutti.